chiamo Fabio Massimo Castaldo, ho 28 anni e sono praticante avvocato, sono attivista qui nel nono municipio. Vi ringrazio di essere qui perché noi, come Movimento 5 Stelle, noi tutti attivisti stiamo portando avanti una battaglia molto importante in questo paese. È la battaglia per l'informazione, la battaglia per prendere consapevolezza della situazione in cui ci troviamo. Voglio partire da un trattato, perché forse qualcuno di ragazzi prima che mi hanno preceduto avranno accennato al Fiscal Compact, al MES. Ce n'è un altro che incombe sulle nostre teste, una spada di Damocle, è il TTIP, Transnational Trade and Investment Partnership, trattato transnazionale appunto per gli investimenti e il commercio. Questo trattato prevede che si creerà un'area di libero commercio tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. E quest'area di libero commercio, che molti ci decantano come un'occasione, si è parlato addirittura, ci ho visto un articolo del Sole 24 Ore, diceva grazie a quest'area di libero commercio le famiglie risparmieranno più di 500 euro al mese. Vogliamo andare a vedere se questi risparmi corrispondono veramente a un miglioramento della vita, ammesso che ci siano? Bene, vi dico che grazie a questo trattato sarà possibile per le grandi multinazionali americane esportare sulle nostre tavole tutti i loro OGM, perché il 90% dell'agricoltura industriale americana è tutta OGM, mentre qui in Europa comunque una legislazione un po' più garantista ce l'abbiamo. Vogliamo parlare degli allevamenti? Anche gli allevamenti, la stessa identica cosa, li tirano su con gli ormoni. Ti trovi delle bistecche di manzo che sembrano di brontosauro più che di manzo, e ce le porteranno qui. Perché? Perché oltre appunto a prevedere l'abolizione dei dazi doganali, che potrebbe essere anche un qualcosa di sensato, se ne può parlare, si prevede che qualora appunto uno Stato punti i piedi, voglia mantenere una legislazione più garantista per difendere i diritti dei cittadini, per difendere la salute dei cittadini che è sancita dall'articolo 32 della Costituzione, ebbene le multinazionali potranno farci causa. Noi applichiamo la Costituzione e loro ci fanno causa per i mancati profitti derivanti da quelle che loro considerano delle restrizioni, quelle che noi consideriamo invece dei diritti inalienabili del cittadino. Ed è già successo, non è uno scenario ipotetico. La Philip Morris ha fatto causa all'Australia e all'Uruguay perché hanno fatto un programma per disincentivare il fumo, perché hanno messo sui pacchetti le foto dei malati di cancro, hanno detto non si poteva fare, mi stai andando a intaccare il profitto, mi levi la possibilità di poter vendere. E la nostra salute quindi vale meno? Vale meno del lucro? Io quello domando. Poi vorrei toccare un altro tema molto importante, non credo che l'abbiano accennato prima i miei colleghi, è un tema dell'Europa come, è il tema dell'Europa come opportunità. Penso ai fondi strutturali, penso al fatto che noi avevamo 43,9 miliardi di euro dal 2007 al 2013 e ne abbiamo consumati a fine 2013 meno della metà, per mancanza di volontà, mancanza di iniziativa della pubblica amministrazione e della politica. Voglio accennare ai fondi per la ricerca, che sono fondamentali, creano un indotto, generano occupazione. I 20 migliori ricercatori italiani, che sono quasi tutti all'estero purtroppo, hanno in questi ultimi anni brevettato scoperte per un valore superiore ai 4 miliardi di euro, 4 miliardi che questo paese ha perso perché non investe né a livello nazionale per la ricerca. Vi faccio un paragone, noi spendiamo 1,1 del PIL per la ricerca, invece se andiamo a vedere gli altri paesi, la Francia oltre il 3,5, la Germania idem, addirittura il Giappone quasi il quintuplo di noi. E noi perdiamo occasioni di lavoro, e noi perdiamo l'indotto, e noi perdiamo la possibilità di dare occupazione alla mia generazione, alle generazioni che stanno venendo, che si stanno affacciando adesso. C'è un tasso di disoccupazione giovanile del 45%. Quest'ultimo anno sono partite, nel 2012, sono partite 68.000 persone, almeno questo ci dicono i registri ufficiali dell'AIRE. 68.000 persone, è come aver perso un capoluogo di provincia. Un capoluogo di provincia perso per incapacità e disinteresse.
E cosa possiamo fare quindi? Beh, come cittadini noi possiamo entrare nelle istituzioni, cominciare a puntare un faro e spiegare quali sono le nostre possibilità, perché i bandi vengono poi disegnati dalle regioni ad personam o ad aziendam, ma tanto questo è il paese dei bandi e delle situazioni ad aziendam. Noi possiamo finalmente mettere trasparenza. Possiamo darvi la possibilità di sapere quali sono le occasioni per i piccoli e medi imprenditori, per gli studenti, perché noi vogliamo cambiare questo paese per non cambiare paese, per non dover andare a vivere all'estero. All'estero ci dobbiamo formare, ma non ci dobbiamo poi rimanere, non dobbiamo arrenderci. Allora, a questo punto io chiudo e vi faccio un appello molto importante, perché il 25 maggio noi non vi chiediamo un voto, vi chiediamo un impegno, seguiteci, partecipate, parlate con i vostri vicini di casa, spiegate agli indecisi che questo è il voto più politico della loro vita, perché se si applica nel 2015, se si applicano nel 2015 i tagli del Fiscal Compact, non avremo più margini di manovra per uscire dalla crisi. Il 25 maggio abbiamo la più grande arma nelle nostre mani, è questa matita. Con questa matita noi possiamo mandare a casa i Mastella, i De Mita, tutte le persone che in questi anni non ci hanno rappresentato e non hanno saputo sbattere i pugni sul tavolo. Questo 25 maggio noi ci ricordiamo questo paese che noi non abbiamo ereditato dai nostri padri, ma abbiamo preso in prestito dai nostri figli. Vinciamo noi! Grazie. Grazie Fabio Massimo Castaldi, ci siamo, grazie mille. Adesso, signore...